sbanca il bacino, fa male. La moto è disintegrata. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui a Misano, ci sono 41 gradi, non si respira. Come avete visto l'ultima volta, non è andata benissimo. L'abbiamo lanciata, la povera bambina che è là dietro. Però come sapete non ha avuto molti danni, l'abbiamo riparata senza nessun tipo di problema. È lì pronta da dar battaglia anche questo weekend. Io come detto non ho più nessun tipo di obiettivo in classifica, perché il primo è lontanissimo, quindi bisogna pensare gara per gara. Sono qui solo per divertirmi, per dare il 100% in ogni sessione e soprattutto in gara. Lo dico subito così evitate di chiedermelo dopo: la 2019 non è ancora completamente ultimata, perché mancano dei pezzi di software, cioè diciamo che ancora non è pronta. Quindi la utilizza per questa gara Lorenzo Lanz, che la vedete qua, alla mia sinistra, perché appunto Tim Bergkamp ha scelto lui per continuare lo sviluppo al posto di Andrea Mantovani e non avrà grandi ambizioni di classifica, ma l'obiettivo è quello semplicemente di preparare un bel finale di stagione. Invece noi, tanto che comunque ci interessa spingere sull'acceleratore e comunque bisogna stare sempre lì davanti, anche perché non è che siamo ultimi in classifica, siamo terzi, bisogna cercare di portare a casa questa prima vittoria, soprattutto la prima vittoria dell'HP4 Race in un campionato veramente competitivo come è l'Asia. Adesso primo turno di prove libere, entriamo a vedere un po', a scaldarci. La tuta anche quella è sana, appena mandata da Denise. È tutto pronto, saliamo in sella. Eravamo veramente in crisi a farla voltare, cioè tanti problemi, oltretutto come avete visto non ci abbiamo più problemi. Oggi siamo arrivati qui dopo, come sapete, un bel apprendistato e pronti via, bam! Tempo pazzesco, 1.38.0 come miglior giro e 1.37.5 di ideal time. E pensare che con queste temperature, che sono più o meno appunto 39-40 gradi, riuscire a girare così forte è veramente tanta roba. Pensate che la Superbike, che ha corso qui 3 settimane fa, girava di passo gara sul 37-2-37-3, il vincitore. Quindi pensate che cosa pazzesca, pensate quanto va forte questa bestiolina qua. Devo dire che l'approccio che ho utilizzato, cioè quello di andare in pista solo per divertirmi senza pressioni, fa la differenza, perché ho guidato veramente bene, mi sento veramente a posto in moto e senza sforzo è uscito fuori questo gran tempo. Domani qualifiche. Menta? Va bene, c'è di tenda. Come al solito il buon Gab ci vuole un gran bene. Sa che il mio ghiacciolino preferito è quello alla menta. Quello è buono. Anche lui si è preso quella fragolina. Una cosa che non vi ho detto è che a oggi, che è venerdì, le previsioni danno diluvio universale per domenica. Questa volta. Hanno rimesso la chiesa al centro del paese, benissimo. Stavo dicendo che domenica danno diluvio universale, quindi per fare la salva. Cioè, cosa facciamo noi? Ci tocchiamo la Ubal.
e basta. Quindi adesso io e il caro Jack andiamo a fare un bel puccetto in piscina, che mi sembra una cosa buona e giusta, e noi ci vediamo domani. Manca il bacino, fa male? Non c'ho, in realtà ho 260 così di corpo, non c'ho niente qua, perché non supporto, cioè ho fatto così sul corpo. Ok, lì forse mi è entrato un pezzo, qualcosa, che ti ha scavato. Dai, ci mettiamo due punti e non succede niente. Te sei con loro? Sì. Qua? Te la facciamo, Savro, qua dietro. Il corpo lo prendiamo in quattro e poi avete l'anteriore. Dai, Savro, però non è il retro, che la buttiamo qua. Si stacca il carrello. Noi l'abbiamo portato. No, il carrello non c'è la ruota. Volevo solo avvisare. Vi ho infilato due bastoni e il corpo l'abbiamo preso proprio tutto in quattro. Poi le gomme la portate per fuori. La dritta di Savro. Ancora di più, guarda. Allora vedi un po' più dietro. Dai, vai. Vai, stracca. Dai, ne posso caricare altro. Dammi i cornetti là. Anda, questo è tagliato. Tieni la... Vai. Allora. Quella è legata, però... Non è il posto. No, dammi anche... No, è attaccato. Eccolo così, va benissimo. Ora giri da questo lato, ma questo è un filler. Questo è il nostro. Destra, piano, molto, via. Piano. Beh ragazzi, è stato un po' tutto concitato, quindi sia le immagini sia tutto il resto non saranno
temporalmente perfette, ma adesso cerco di farvi un po' il resoconto di quello che è successo e come è successo. Giro di qualifica, primo giro, ero perfettamente nel momento giusto perché non avevo nessuno davanti, avevo pista libera, in quel momento che era il mio primo giro veloce ero sotto di un secondo rispetto al primo miglior tempo e devo essere sincero, ero al limite. Sono entrato un pelo troppo forte e un pelo troppo largo nel curvone veloce, ci sono voluto stare lo stesso, ho aperto il gas. Ci sono stato, ma purtroppo, forse essendo un pelo troppo più piegato rispetto al solito, arrivato sul cordolo mi si è chiusa senza possibilità di salvarla. Parliamo rapidamente di qual è la situazione. La moto è disintegrata, non c'è più un pezzo sano, quindi io in teoria oggi non avrei potuto più correre, però i ragazzi hanno messo insieme una moto con i pezzi presi in giro da tutte le parti, perché per regolamento non si può avere una seconda moto come in MotoGP per limitare i costi, quindi questo fa sì di avere più moto ma smontate, quindi hanno dovuto rifare una moto completamente da zero, però appunto ovviamente non è un HP4 e il motore non è spinto ovviamente come quello da HP4, quindi è una moto molto più standard, mettiamola così, anche se non è standard ovviamente, però non è competitiva come la HP4. Ma l'importante alla fine è cercare di correre il campionato, vabbè, non so neanche a dirlo, cioè è andato, ma esserne uscito illeso da una caduta a 260 all'ora è la cosa che più mi rende felice, perché lo diamo per scontato, ma ho giusto un buco nel gomito che mi hanno chiuso con tre punti e devo essere sincero, ho male dappertutto ovviamente, ma è quel male che bisognerà scoprirlo anche un po' domani, vedere com'è la situazione appena svegli, ma il team comunque mi sta mettendo in condizione di correre e gli ringrazio veramente un sacco, quindi noi domani proveremo a svegliarci, proveremo a salire in moto e vedremo di correre. Le previsioni danno forse pioggia e sarebbe veramente una manna dal cielo, perché non ve l'ho detto, ma ovviamente essendo caduto nel mio primo giro in qualifica non ho un tempo utile, quindi è come se partissi ultimo, in poche parole, anzi partirò ultimo, quindi partirò 39esimo, 40esimo, una roba del genere, e sull'asciutto è una operazione veramente non impossibile di più perché sono solo 10 giri. Sul bagnato, come avete visto anche l'anno scorso a Vallelunga, tutto è possibile. Nei prossimi video vi spiegherò la dinamica della caduta, i danni, quello che succederà, perché appunto avete visto la moto non esiste più, quindi dovremmo capire come evolvere la situazione di qui alle prossime gare. Detto questo, come al solito un po' acciaccato rispetto alle altre volte, gas e ci vediamo al prossimo video e forse sarà quello della gara. Ciao.